è nato Andrea, il figlio di Alessandro Di Battista e Sara. Alessandro Di Battista è diventato papà. La compagna Sara ha partorito dando alla luce il piccolo Andrea. Il deputato del Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la notizia con un post su Facebook. Di Battista aveva anticipato la notizia ieri attraverso una diretta su Facebook, spiegando di non poter essere sul palco a Rimini proprio perché la compagna aveva rotto le acque. In quel videomessaggio ha spiegato anche perché non si è candidato a premier. Il messaggio di Alessandro Di Battista. Non mi sono candidato a premier per il movimento perché non penso che quello sia adesso il mio ruolo. Io mi sento un libero battitore, mi sento imbrigliato in certi palazzi e non è un caso che la mia azione politica migliore l'ho fatto attraverso un motorino e un treno regionale per difendere la Costituzione. Ognuno ha il suo ruolo e questo oggi è il mio. Voglio essere libero di portare avanti le battaglie in cui credo, proprio perché mi sento responsabile di quello che posso e voglio dare al movimento, ho deciso di fare questa scelta. Andrea è nato alle 9 del mattino. Alessandro Di Battista ha annunciato la nascita del primo figlio, nato alle 9 di questa mattina. Il nome del piccolo non era stato ancora scelto fino a questa mattina. Andrea Di Battista sta benissimo.